Parto dal mio caro amico Luca Mastrangelo, bentornato. Buonasera che a tutti. Che ha un po', insomma, di retrogusto amaro, molto amaro, no? Buonasera a tutti. Naturalmente il VAR, a tu no, quasi tutti. Siccome che lunedì scorso eravamo stati accusati che contro la Lazio doveva essere espulso Dumfries, la Juventus è stata penalizzata, perché io avevo detto, ragazzi, guardate che tenendoli in campo hanno penalizzato noi. Certo, era meglio se... Detto, fatto, contro la Juve è entrato Dumfries, l'ha fatta la caplata. Pronostico incredibile, quindi vuol dire che capiamo anche di calcio ogni tanto. Quindi sì, siamo, dopo, sembriamo dei buzzurri. Poi in dopo, al di là dei nostri demeriti e tutto, sì, poi ci sono comunque sempre le interpretazioni del VAR ad personam. Esatto, esatto. Che insomma, devono sempre favorire qualcuno senza fare nomi. Quelli, le strisce pedonali lì. Va bene, va bene. È soddisfatto, ne abbiamo parlato prima di andare in onda, della sua Juventus, Gianluca Gaddoni, che insomma ci ha messo lo zampino il VAR, però insomma questa Juve piano piano, ma poi guarda, entriamo nel vivo della polemica, però guarda, insomma, soddisfatto, dai, del gioco, no, soddisfatto del risultato, Milano con l'Inter, campione d'Italia, abbiamo portato a casa quel risultato che ci serviva per poi, come ho detto in diverse puntate, per da mercoledì che giochiamo, non so, martedì o mercoledì, ancora non so qual è il calendario, deve riniziare il nostro campionato. Dal di lì deve riniziare. Abbiamo fatto questa serie, abbiamo incontrato Roma, Milan, Napoli, Inter, e adesso andiamo dritto fino al girone d'andata, al finale, vediamo dove saremo, nella posizione che saremo. Io sono convinto che scaleremo le vette. Sì, ma te eri convinto anche di vincere, dicevi sempre all'inizio dell'anno scorso, vedrete che Pirlo alla fine, vedrete che Pirlo sì, alla fine. Sono rimasti un po' indietro. Però, dai, la partita, perché ho visto due squadre veramente giocare male. Però, esatto, non è stata una bella partita in generale. No. Mercoledì c'è Juventus-Sassuolo, quindi... Vabbè, un amichevole. Esatto, per loro un amichevole, al contrario del Napoli che deve ancora prendere tutte le squadre più complicate. Dove gioca? La Villar Perosa? Giocano a Torino, sì. Juve-Sassuolo, non è a Villar Perosa? Sì, probabilmente. Sì, il buon ritiro della Juve. Luca, vai. Dove hai preso il water che hai rotto nel video di esatto, ieri esatto, sera? Nella storia di Instagram hai tirato un water in un muro, certo, in onore di Dumfries, se non sbaglio. Praticamente, cioè, stanno rifacendo gli uffici di fianco a quello dove registro sempre io e stanno mettendo i sanitari nuovi. Adesso c'è un water in meno. Cioè, preso e tirato, sì, bisognerà anche pagare. E io adesso il telefono ma io sono assicurato con Gaddoni, e quindi io, qualsiasi cosa mi rompo Gaddoni viene in mio soccorso, almeno così ha detto, e ti ripara tutto, va bene. Ceccarini, ci sei collegato, vai. Ceccarini con Ronaldo, Giuliano Orsato con Rafinha e Pjanic, Calvarese con Cuadrado, Perisic, Mariani con Dumfries e Alexandro. Però gli juventini dicono che alla fine i favori si compensano. Sei d'accordo? No. Risposta veloce. No. È partita da Ceccarini. Risposta secca, no. Infatti prima abbiamo insomma commentato tanti episodi, però quando la fan, io sono sempre o quasi sempre tutti da una parte, però dopo sempre questa storia, anche io mi ricordo anche il povero Umberto Agnelli ai tempi di Calciopoli, quando doveva stemperare gli animi, sì, dice sempre, no, ma alla fine gli episodi si compensano, i torti arbitrali si compensano, sti dumavon, parlava come suo fratello, sti dumavon, va bene, fantastico Luca, va bene, non ha nient'altro da aggiungere, poi l'imitazione di Agnelli poi è stata fantastica. Allora, infrasettimanale, abbiamo due turni infrasettimanali che comincia domani e poi il prossimo turno del 30-31 ottobre. Allora, Lazio-Fiorentina, mercoledì, Juventus-Sassuolo, Empoli-Inter, che mi ricorda un gol di Recoba da 50 metri, e Milan-Torino che si gioca domani. Vado da Camilla. Questa sarà una bruttissima partita. Montagne russe della Lazio, vediamo cosa farà. Perdiamo 2-0. Ah, perdete 2-0. Per me vincete così, invece. Perdete 2-0. Gaddo, io messo al suolo. Adesso dobbiamo partire con la vostra succursale. 3-1, dai, 3-1. 3-1. Sì, 3-1.
Inter, Luca, Empoli, Inter. Occhio che l'Empoli ha vinto 4-1. No, a parte questo, poi è una partita delicata perché l'Inter viene da due passi falsi consecutivi e non può permettersi di farne un altro. Dico 1-2. 1-2 soffertissimo. Che gioia mi darebbe vincere contro Caio. E ancora sempre... Toro, e sempre Toro. La maratona canta tutta in coro. 2-0, dai. Dai, 2-0. E tutti a comprare la Gazzetta il giorno dopo di Cairo. Ok, andiamo avanti. Urbano, io sono con te. Tranne lo Tito. Dai, va là, gatto. Non c'è altra spiegazione. Il VAR ha tecnologia Fiat. Funziona a senso unico quando ci siete voi di mezzo. Ma cosa dici? Quello è un rigore sacrosanto. E sarebbe caduto nel dimenticatoio senza il VAR. E sarebbe stata la partita falsata. Sì, falsata. Quindi falso, ci siete solo voi di falsi. Oh, come parli? Attento, piangina. Calma, cosa stai facendo? Vi sembra questo il modo di comportarsi? Sembrate due bambini. Dai, basta, date la mano, datevi la mano, fate la pace. Bisogna sempre mantenere un certo rigore. Rigore, ecco, rigore. Con loro rigore sicuro, guarda. Certo che anche te, proprio la parola al momento giusto. Oh, ciao Camilla. È una delizia vederti per i miei occhi. Come sei bella, carina. Guarda, proprio una roba bellissima, bellissima. Qua. Cos'è che prendi? Qua, gatta cicova, perché te non sei mai carino con me, quindi sicuro nascondi qualcosa. Allora, cominciamo col dire che te ti sei fatto un'idea sbagliatissima di me. Dai, dimmi la verità. A me puoi raccontare tutto, dai, che cosa c'è? Ma niente, è che una volta raggiunta la vetta, sai, uno prova anche un po' di compassione verso le squadre inferiori, quindi è un po'... Ignorant! Cos'è che ho detto? Ciao amici di Cartellino Giallo, dalla vostra Camilla. Cominciamo subito a dare i numeri! Ibrahimovic, voto 6,5. Molti ormai se lo immaginano con le mani dietro la schiena in giro per i cantieri di Milano. La realtà è che, anche giocando da fermo, a 40 anni potrebbe vincere la classifica marcatori in questa mediocre Serie A. Capo cantoniere. Lazio, voto 4. Vince il derby, poi perde col Bologna. Vince contro l'Inter, poi ne prende 4 dall'Hellas Verona. Sarrismo? No, parkourismo. Simeone, voto 8,5. Ricopre la Lazio con una miscela naturale di idrocarburi solidi e semifluidi, per lo più bituminosi, altrimenti detta asfalto. Ciolismo. Alexandro, voto 6. Sapete come sta? Dopo un contatto del genere ci siamo tutti preoccupati. Rivisto al VAR, era da mani davanti agli occhi. Dicono ne sei uscito incolume. Miracolato. Dumfries, voto 4. È incredibile un voto così basso, visto che è stato uno dei migliori della Juventus. Incompreso. Spalletti, voto 5,5. Grande spallettone, ma che vuoi vincere tutte le partite? No. Bar, voto 0. Nemmeno Grissom in CSI analizzava le riprese in modo così chirurgico. Una continua moviola in campo che esamina ogni nanosecondo alla ricerca del più leggero tocco. Non è nemmeno chiaro quando debba intervenire. Usato in certe maniere, uccide il calcio. A VAR iato. I voti di Camilla finiscono qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!